rischioso, però io ci provo. Giovanni Allevi, benvenuto su Radio Gol News. Grazie, grazie dell'accoglienza, che bello. Che ti piace? Sì. Allora, intanto questa è la prima volta che promuoviamo o parliamo di questo disco e facciamo ascoltare questa canzone, anche per Giovanni Allevi è una prima, il disco si chiama Christmas for You. È entrato anche Allevi nel fantastico mondo dei dischi di Natale? Sì, mi sono misurato con questo banco di prova. Ci sono degli illustri precedenti storici, ma io ho cercato di essere più spontaneo possibile, di non pensare a loro e di fare in modo che la musica uscisse dalle mie dita, dalla testa, con grande fluidità. Tra l'altro la storia da cui nasce questo progetto, questo disco, è interessante. La vuoi raccontare? Sì, tutto nasce da Giorgino, che è il mio piccolo, che ha poco più di un anno. Ha una pecora di peluche con cui si addormenta. E se tu la schiacci, questa pecora, emette un suono di una musica natalizia che trovavo io semplicemente insopportabile. E più che altro per il timbro, perché era quello di un pianoforte finto, come fosse una suoneria di un cellulare. E allora gli ho detto a Giorgino: non ti preoccupare, adesso papà te lo riregistra con un pianoforte vero, bellissimo, Mosendorf Imperial, secondo me il miglior pianoforte al mondo. E così da lì ho avuto l'idea di registrare anche altri brani natalizi, e poi questa cosa mi ha preso tantissimo e adesso ecco c'è l'album natalizio. Natalizio proprio con gli standard, però diciamo che il progetto, il tuo progetto è quello di partire dalle canzoni natalizie e poi andare magari verso quello che ti passava per la testa. All'interno c'è un po' di tutto, c'è un po' di rock, c'è anche l'hip hop all'interno del disco di Giovanni Allevi. Sì, infatti anche volevo rassicurare anche i miei fan e le persone che mi seguono, perché io ho sempre seguito comunque la mia indole, che è quella di scrivere la mia musica, non di interpretare musica di altri. Allora come mai adesso che è successo? In realtà la melodia natalizia è soltanto un pretesto per esplorare mondi musicali che sono molto alleviani in realtà, e per avvicinare anche mondi musicali molto diversi tra di loro. Per esempio nel Te Deum di Charpentier, che detto così tutti dicono boh, che cos'è, in realtà è la sigla dell'Eurovisione che tutti conosciamo, e io mi diverto a far dialogare questa melodia settecentesca a un mondo, a una ritmica graffiante hip hop anche abbastanza aggressiva, e quindi ne emerge un po' quello che è il mio autoritratto, cioè quello di una personalità, diciamo così, artistica che vive in contatto con la tradizione classica e al tempo stesso respira la contemporaneità. Giovanni Allevi sarà uno dei protagonisti del concerto di Natale questa sera ad Alessandria, è per questo che è venuto a trovarci. Sono le 18, facciamo ascoltare il nostro GR, l'informazione di Alessandria Provincia, e poi parleremo ancora con il nostro ospite Giovanni Allevi. Vi ricordo che potete intervenire, avete due possibilità, o chiamandoci al numero di telefono 0131 22 18 87, oppure potete farlo anche con un SMS al 348 15 13 784. Eh sì, l'informazione continua alle 18 e 8 minuti con Giovanni Allevi negli studi di Radio Gold News, che risalutiamo e ringraziamo per essere con noi. Questa sera ad Alessandria, al Politeama Alessandrino, con Giovanni Allevi si esibiranno altri musicisti italiani, da Gianmaria Testa a Meneguzzi a Rita Pavone. No, una domanda su Rita Pavone la devo fare a Giovanni Allevi. Cosa ne pensa? Che rapporto può avere Allevi con Rita Pavone? Molto più stretto di quello che si possa immaginare. Lei è un genio, grandissima. Io sono del 69, quindi non ho potuto non apprezzare, no, apprezzare poco, non ho potuto non ammirare la straordinaria vivacità di quest'artista, così piccola e così prorompente nella sua arte. Concerto che è tutto esaurito, biglietti non più disponibili da qualche giorno, e la causa, tra l'altro, oltre la possibilità di assistere alla musica di questi musicisti, ottimi musicisti italiani, è anche una causa benefica, cioè la Fondazione Ospedale di Alessandria recupera questi soldi tramite il concerto per il progetto Casa Amica, un progetto che riguarda i bambini. Oggi Giovanni Allevi tra l'altro ha incontrato alcuni di questi ragazzi. Ecco, io approfitto appunto di questo microfono e di questa voce che gentilmente
Mi viene data per ringraziare le persone del progetto Casa Amica, la Fondazione Hospitalet e soprattutto i ragazzi, i pazienti del centro riabilitativo, perché mi hanno fatto vivere una delle esperienze musicali più sconvolgenti della mia vita stamattina. Cioè? Sono persone che hanno avuto gravi problemi, anche persone con disabilità, che avevano preparato una esibizione musicale. Mentre io venivo portato nel centro riabilitativo, dentro nell'ascensore, alcune persone mi dicevano: guarda Giovanni, insomma, considera che comunque hanno delle difficoltà, no? Un po' così, quindi cioè, cerca di capire quello che faranno. Invece io mi sono trovato di fronte a una esibizione artistica di livello eccelso. Ognuno di loro aveva uno strumento a percussione differente, strumento a percussione che avevano loro stesso realizzato, e poi hanno dato vita a quella che tecnicamente si chiama una partitura informale, cioè un brano di musica contemporanea che utilizzava quegli strumenti, e loro stessi si sono impegnati nella esecuzione, guardandosi, entrando in comunicazione ognuno con l'altro, utilizzando l'improvvisazione, ma seguendo comunque un canovaccio prestabilito. C'era una mente dietro, e insomma ci hanno trasportato in un mondo. Io sono rimasto incantato, e quando poi è finita l'esibizione e tutto il pubblico che era lì è scattato in una standing ovation, molti di questi ragazzi che seguivano si sono commossi, e io ho visto proprio la felicità dell'artista di fronte all'applauso del proprio pubblico. È stato un momento di una umanità e di una arte a livello eccelso, che mi ha riempito il cuore di gioia. Porterò dentro con me questa esperienza per tutta la vita. Hai trovato anche ispirazione musicale in sì, questo? Sì, assolutamente, perché mi ha molto colpito il fatto che non c'era il limite tecnico era stato completamente superato. C'era un essere umano che si esprimeva attraverso uno strumento, un ascoltatore che riceveva perfettamente il messaggio misterioso comunque che questo essere umano voleva comunicare, senza alcun limite. Io che faccio il compositore non posso rimanere indifferente di fronte a questa manifestazione artistica. Sicuramente qualcosa cambierà nelle mie prossime produzioni. Allora, intanto l'ultima produzione uscita da qualche giorno è Christmas for You, disco natalizio tra virgolette, le mettiamo. La canzone, l'inedito, l'abbiamo ascoltato, è proprio questo, dedicato a Giorgino, sì. Il figlio, il secondo genito di Giovanni Allevi. Ma dove va la musica di Allevi, o meglio, dove andrà? Quali sono i campi magari ancora non toccati? Dunque, è un continuo, la mia musica è un continuo oscillare tra il sentire comune e il contatto con la tradizione volta, e questo pendolo che oscilla scandisce la mia vita artistica, ed è un percorso che almeno per me è entusiasmante, mi crea anche grande turbamento, tormento e anche estasi, però vale la pena di imbarcarsi in una composizione musicale che ha il contatto con una tradizione, ma al tempo stesso respira del presente. È una via che suggerisco a tanti musicisti di affrontare. La musica colta, hai citato, che cos'è per te musica colta? Semplicemente significa far riferimento a delle forme, a delle architetture. La musica colta non deve essere distante dalla gente. Tutti i grandi compositori del passato hanno sempre cercato di scrivere una musica che raggiungesse il cuore delle persone. Invece anche questo termine colto mi sembra invece piuttosto un'invenzione per arrogarsi il diritto di far parte di una leadership culturale, di una torre d'avorio che vuole ribadire il proprio status elitario.
basta, basta, io non ne posso più di questo. Bisogna fare in modo che la musica torni tra la gente, bisogna fare in modo di scrivere di nuovo una musica che racconti il nostro tempo. Giovanni Allevi è molto amato dai suoi fan, da chi ha conosciuto la sua musica, ma a qualcuno non piace Giovanni Allevi. Molto spesso magari i colleghi, i musicisti riceve un po' di critiche, insomma, sì, un po' così. Come la prende? Non me ne importa più niente, ma proprio più niente. Oh, fino a qualche mese fa magari ti avrei potuto rispondere sì, però per questo e per questo no, basta, non ne posso più nemmeno di rispondere. Di rispondere, perché il mio amore per la musica è più grande delle critiche che ricevo. Non si è neanche mai chiesto perché. Sì, sì, io ho 50.000 risposte, un'altra l'ho già anticipata, perché è chiaro che riportare al centro dell'attenzione l'ascoltatore e quindi detronizzare questi grandi sacerdoti della musica, soprattutto della musica classica, è chiaro che dà fastidio a loro, ma è necessario invece riportare i tre elementi fondamentali della musica sullo stesso piano, che sono il compositore, l'interprete e l'ascoltatore. Ognuno di questi tre elementi è un mondo, e questi tre elementi devono assolutamente tornare sullo stesso piano e collaborare. Cos'è il Natale per Giovanni Allevi, visto che siamo in periodo? Allora, è una festa, è la festa più bella del mondo ed ha su di me un effetto strano, in senso positivo. Ossia, è l'unica festa che mi mette gioia a prescindere, indipendentemente da quello che mi può succedere. Io sono felice, quando si avvicina il Natale sono felice, basta. È felice anche di girare il mondo a suonare e vedere magari un po' meno la famiglia? Quando posso cerco di portarli con me. Comunque sì, è bellissimo entrare in contatto con il cuore delle persone, riuscire a vedere quelle persone negli occhi dopo il concerto, poter godere di quel bagliore degli occhi. Certo è difficile, è faticoso, ci vuole una grande forza di volontà, però davvero vale la pena. È una vita che sono contento di aver scelto. L'ha già fatto il concerto più bello della sua carriera? Il concerto più bello è tutte le volte che sono lì. Ogni volta devo vincere mille paure, ogni volta quell'applauso del pubblico mi scalda il cuore e sono immensamente felice e riconoscente del loro affetto. Un applauso ci sarà anche questa sera ad Alessandria. Grazie a Giovanni Allevi per essere stato su Radio Gol News. Questa sera i fortunati che avranno il biglietto lo potranno vedere. Non si sa ancora che cosa suonerà, perché deciderà forse al momento o forse lo teniamo nascosto. Grazie. Ma, intanto. Vediamo, comunque grazie, vi voglio bene, grazie, ciao. Su Radio Gol News, a Radio Gol News l'informazione continua tra poco con lo sport.